Davvero, è un libro che io ho composto raccogliendo tante, tante storie che ho conosciuto, che ho imparato prima attraverso la tradizione familiare, è successo in tante delle nostre famiglie, e poi soprattutto andando ad incontrare, a ricercare superstiti, fratelli, sorelle, madri, padri, dei tanti che scomparvero chissà dove, chissà come, nelle crepe della terra o buttati in quelle che vengono chiamate le foibe blu in Adriatico, perché accade anche questo. È una grande tragedia che in realtà è come una medaglia a due facce. Prima c'è stata la grande strage delle foibe, quella delle persecuzioni, e poi il grande esodo degli italiani. Questo ha determinato il fatto che dall'altra parte dell'Adriatico, rispetto a dove stiamo, sia scomparsa di fatto una presenza che era millenaria, plurisecolare, che era di tradizione, di cultura, di storia, di lingua italiana. Questa è la grande tragedia in realtà del popolo Giuliano Dalmata. Quindi non soltanto i caduti, non soltanto i troppi morti senza croce, ma anche e soprattutto la dispersione di un popolo, il grande esodo, 350.000 persone che sono andati a finire in ogni posto del mondo, prima in 100 e passa campi profughi in Italia. Comunque una storia che gli italiani poi non hanno conosciuto, o hanno conosciuto troppo poco, che si recupera sicuramente tardivamente, e questo per un disegno che chiaramente è stato politico per alcuni, di insipienza, o di una triste insipienza per davvero di altri.